Lì dietro c'è un parco che si chiama il Parco delle Due Basiliche. Sì. Perché uno parte da qua e può arrivare fino alla Basilica di Santo Storgio. C'è la strada di Amicis che continua di Amicis che taglia, quindi lì ci si può far poco, però per il resto uno cammina sempre dentro il parco. Lì si dice che Piazza Vetra fosse un portaccio prima della recinzione. In realtà, storicamente, Vetra deriva dal vetro. Una delle origini che si trova è il vetro che usavano i conciatori di pelli per pulire, per raschiare le pelli. Lì è un portaccio anche noi. Le raschiavano in un fiume sporchissimo, perché era un canale che raccoglieva le acque del Nirone storico. Il Nirone storico parte da Piazza Firenze e resta, finisce in Milano, sempre a Milano, parte e finisce a Milano. C'è un altro Nirone che passa sotto il Villoresimo, non c'entra. Si chiamava Nirone Vergazzo, insomma, non so che cosa ci mettessero dentro, perché non c'erano ancora le fabbriche, ma era sotto forte. Immaginate quello unito con un altro fiume, che razza di... E difatti, in quella zona, oltre ad esserci questa storia dei vetraschi, che erano quelli che conciavano le pelli, ci hanno fatto anche esecuzioni capitali, era proprio una zona molto horror e molto brutta di Milano. Come in fondo erano i Navigli fino negli anni 70. E adesso vedete i locali, la bella vita, tutto quanto. Porta Cicca, cosa, non sapete qual è l'origine della parola Porta Cicca? Si viene da Cicca. Ragazzi, insomma, era un bordello, cioè, era pieno di prostitute, perché c'erano i marinai che arrivavano. Milano era il quarto porto commerciale d'Italia, arrivavano i marinai e il marinaio, dopo tanti tanti giorni da solo, finita le chiatte che portavano la sabbia, è rimasta solo il bordello. Quindi storicamente quella è sempre stato un posto un po' bruttino. Adesso il Parco delle Due Basiliche è stupendo, perché dal momento in cui hanno cintato è effettivamente un posto dove ci sono i giochi per bambini. Piazza Vetra è un po' più giù.